Bene, siamo qui senza filtro, Radio Senza Filtro, Senza Filtro Blog, Radio San Paolo, qui alla prima edizione di Ale Comics. Siamo con un personaggio noto di più per la sua voce, in realtà è il cosplayer di Vole Palma. Sì, che guarda caso ha la sua stessa voce. Sì, tra l'altro c'è una somiglianza abbastanza condivisa con il costume. Praticamente. Pazzesco. Io comunque... Come fossi lui? Comincio subito con una domanda che solo un vero cosplayer di Vole Palma potrebbe... qualcosa sulle ali di Oneamise. Cosa fatta a fine anni 80, sono morti la direttrice di doppiaggio, la collega Stefania Patruno, uno di quei personaggi che all'epoca avevano molto facilmente la mia voce, e quindi ci abbiamo molti ricordi, è stata una lavorazione che mi ha divertito e intrigato parecchio. È un audiovisivo che alla fine conoscono pochi, però adesso tu lo hai nominato, la tecnica, ma che è sta roba. A noi piace appunto andare ad individuare delle piccole cose. Quindi il tuo pubblico in qualche maniera va a assaggiare di come stiamo parlando. Esatto. Allora insomma sappiate che mi sono divertito. Per quanto riguarda gli anni in cui hai doppiato le cose e gli anni attuali, ovviamente c'è stato un cambiamento, un'evoluzione, alcune cose sono sicuramente andate migliorando, altre forse un pochettino meno. Io mi concentrerei sulle cose migliorate. Tu avresti qualche indicazione, qualche suggestione per avvivare un pochettino la vita? Il problema adesso, al di là della crisi, al di là di tutto quanto abbiamo vissuto anche noi negli ultimi anni, il problema è che questi lavori, lavori molto certosini, questi lavori che implicano una professionalità quasi da artigiano, perché noi alla fine non lavoriamo la pietra, la creta, eccetera, eccetera, ma lavoriamo la voce esattamente come se fosse qualcosa da cui trarre emozioni. Allora, tutti questi lavori, per essere fatti per bene, hanno bisogno di un certo tempo, altrimenti li facciamo con la sinistra, altrimenti li facciamo solo di tecnica e basta. Quindi purtroppo il problema degli ultimi anni è la contrazione del tempo a disposizione per poter fornire un prodotto di qualità. E questo è naturalmente ha diverse motivazioni, è chiaro che tutti hanno oggi vanno di spendere un review, in sostanza dove possono risparmiare, se possono fare una cosa più in fretta la fanno fare. Tu magari quella volta lì che gli fai la cosa in fretta anche benino, loro non è che dicono vabbè, eccezione, grazie, effettivamente. No, dicono allora hai visto la prassi. Hai visto che puoi fare le cose anche in metà tempo e allora d'ora in poi farai le cose in metà tempo. No, questo naturalmente significa che proprio purtroppo siamo insomma, a rischio. Insomma, bisogna stare attenti ad essere bravi, perché poi si prende... Ma infatti, cioè io mi ricordo quando ancora mi dicevano qualcuno che lavorava in posti pubblici, eccetera, e mi diceva, ma io ho esaurito una fila di pratiche così, e il mio collega mi ha detto, cosa fai? Non ti permettere più. Così rovini la media. Appunto, non fai vedere che possiamo fare il tuo lavoro in metà del tempo. Assolutamente no, eccetera, eccetera, e allora... è che noi sto lavoro alla fine ci piace naturalmente e quindi se possiamo fare uno sforzo verso il cliente che magari naturalmente poi può darci altro lavoro, chiaramente se possiamo lo facciamo, però dopodiché per quella volta che abbiamo dimostrato che tempo record facciamo una cosa che sta in piedi, naturalmente non significa che poi tutto deve essere fatto in quella maniera, altrimenti saranno sempre cose che sì, più o meno stanno in piedi, ma sarà difficile arrivare a una qualità degna di questo nome. Sì, naturalmente. Ascolta, caro cosplayer di Vole Palma, sì. Visto che sei così... Ma è sempre così questo vostro amico. A volte più. A volte peggio. Sì. Si vede che ha bevuto meno birra del solito stavolta. Vabbè. Mi sono aiutato con altre... Attenzione, qui c'è un mondo che non conosco. C'è tutta una preparazione dietro che consiste in ore e ore di visione dei tuoi lavori. Caspita, sei ancora vivo? Va bene. No, cioè, diciamo vivo sì, poi perfettamente cosciente delle mie azioni non lo so. No, perché ti hanno
ti ho destabilizzato. Vabbè, io sono Ivo e tu sei vivo ancora, per il momento. Vabbè. Mi sembra una bella coppia. Ivo e Vivo potrebbe anche funzionare. Come scemo di sceso? No. È uguale, io faccio uguale. Io mi prendo una parte di più scemo. Vabbè, d'accordo. Ti tolgo un po' di peso. Ok. Ma già che parlavamo di evoluzione, puoi parlarci di qualche nuovo progetto? Hai qualcosina che puoi anticiparci? Ma diciamo, restando molto sul vago, diciamo, voi sapete che, o se non lo sapete, insomma, ve lo dico che ben un anno fa, nell'agosto del 2014, in Giappone è stato prodotto un film in live action di Lupin. Con attori in carne ed ossa. Allora, non vi posso dire molto, ma diciamo che se tra un po' ve lo ritrovate al cinema e guardate chi ha diretto il doppiaggio e fatto i dialoghi di questo film, potreste trovare un nome che conoscete, diciamo. Punto. Non ti posso dire altro, ho già detto troppo, già rischio la galera. Rimaniamo assolutamente in ambito più informale e più locale. Ti stai divertendo qui a Dalle Comics? Prima versione? Direi di sì, anche perché è una di quelle occasioni, non sono tutte così, in cui oltre alle le occasioni, la conferenza che avrò tra poco, eccetera eccetera, ho anche un mio stand dedicato con una postazione ampio che mi permette di fare ogni oretta, ogni tot, di fare una demo doppiaggio così insomma al volo per le persone che transitano in fiera, ed è sempre una cosa che mi diverte molto e che vedo insomma la gente segue con piacere, si forma sempre un capannello eccetera eccetera, quindi è un rapporto più informale, anche più diretto se vogliamo con il pubblico, che trovo che mi piaccia molto e che posso avere qui in Ale Comics proprio perché ho una postazione mia dedicata. La qualcosa diciamo non capita spesso, capita a Torino, a Torino Comics, perché è la mia città, eccetera, eccetera, ma altrove in genere vengo, faccio l'ospite e tutto e basta. Qui invece ho proprio una mia situazione tramite la quale posso dare delle dimostrazioni. Contagio, quindi un po' più di spazio ai dettagli, a quelli che sono i lavori legati al doppiaggio, comunque alla produzione. Alla tecnica, proprio, cioè voglio dire, una demo doppiaggio sostanzialmente va a far vedere che tipo di tecnica utilizziamo per interpretare questi personaggi che in originale parlano lingue così tanto diverse a volte, perché ovviamente se parliamo di giapponese, è tutto un altro universo linguistico e culturale. Il ritmo è diverso nei dialoghi con il giapponese, che ha magari degli appoggi e delle intonazioni un po' più dure rispetto a quello che può essere la musicalità degli italiani. Sì, il problema, in realtà il problema, che è un problema innanzitutto del dialoghista, prima ancora che del doppiatore, sul giapponese è che la loro sintassi è completamente rovesciata rispetto alla nostra, quindi all'interno di una frase di media lunghezza loro dicono prima delle cose che noi invece diciamo dopo e viceversa, per cui anche a questo punto le loro pause e la loro gestualità sono come dire, conseguenti a quella sintassi, a quella disposizione delle parole. È chiaro che quindi ci vuole uno sforzo in più da parte del dialoghista per far quadrare tutto quanto nella nostra lingua. Beh sì, senza dubbio, ma soprattutto ci vuole uno sforzo notevole da parte del doppiatore, visto che alcune serie, come tantissime che hai doppiato tu, devono il loro successo in ambito italiano soprattutto al doppiaggio, almeno così da quello che dicono i fan. Sì, questo è vero senz'altro, adesso al di là dei meriti miei specifici, nel senso che è chiaro. Non è per gonfiare il tuo ego, è già abbastanza gonfio il tuo, forse lasciamolo stare, lasciamolo. Una parte straborda nello stesso. Esatto, praticamente. No, diciamo che è esattamente come l'hai detto. Cioè, è così. Ma ti dispiace se magari noi cogliamo l'occasione di averti qui per poter fare magari un mezzo filmatino un po' più tardi, quando tu fai una di queste. Sì, io le faccio lì, ne farò una adesso, vediamo bene che ore sono, adesso in realtà ho una conferenza alle 15. Che durerà un'oretta, e quindi però poi quando termino, diciamo dalle 16 in avanti, se voi siete ancora in giro e venite dove sono io nel mio stand, allora
potrete insomma fare questa ripresa molto bene. Ma tu piemontese da sempre, no? Insomma, nato e cresciuto qui, appassionato di vino? Allora, no, ecco, nato a Napoli in realtà, ma all'età di 2 mesi già. No, lo dico perché, visto che lo sanno tutti, questa notizia che tu stai dando, che sono nato qui, potrebbe... Sì. No, io prima ho visto un tuo cosplayer passare vestito da Pulcinella, ma forse non ero io. Era... Sicuramente non ero io perché... Ahimè, mi tolgo in realtà, non posso definirmi un napoletano verace, quindi con quelle caratteristiche anche di insomma, simpatia che sicuramente i tartarei hanno. Ma non avendo vissuto in quella città proprio negli anni più verdi, da questo punto di vista diciamo, è scritto sulla mia carta d'identità. Poi è una cosa di cui assolutamente non mi vergogno, anche se mai mi vanto, per cui è così. Quindi diciamo, ti senti più falso e cortese? Ma guarda, alla fine sai com'è, nella mia situazione non si hanno mai delle radici esatte, perché poi io ero a Torino, ma comunque con tutti i familiari sostanzialmente di giù, anche più giù di Napoli, no? Perché mia madre è calabrese, quindi i miei nonni erano calabresi, eccetera, eccetera. Per cui in realtà si tende a non avere più caratteristiche peculiari di nessuna delle... varie parti. Diciamo. Che potrebbe non essere uno svantaggio. No, ma infatti, sicuramente io credo di essere anche abbastanza diretto più che falso e cortese. Cioè, la cortesia non si nega a nessuno, intendiamoci. La falsità direi che credo che chi mi segue insomma, quotidianamente, al di là del lavoro, insomma, su Facebook, eccetera, eccetera, sappia che tutto sono mentre finto e falso. E quindi insomma, c'è un altro rimane la cortesia, che quella c'è un po' di più. Sì, sì, cioè io oltretutto sono uno di quegli attori che raramente recitano nella vita. E quindi cioè, mi piace molto farlo nel mio lavoro, nella eccetera eccetera, ma per il resto, a costo di sembrare anche un po', insomma, ostico a volte, un po' cattivoso, un po' eccetera eccetera, oppure però un po', in realtà nella vita vengo a essere quello che mi sento di essere. Fantastico. Ascolta, vuoi lasciarci un saluto per gli ascoltatori di Senza Filtro? Noi facciamo Senza Filtro Radio, Senza Filtro Blog, tu se hai voglia lancio solo a tutti quelli che possono seguirti, che ti hanno sicuramente seguito da quando sono nati a Senza Filtro. Agli amici di Senza Filtro Radio e Senza Filtro Blog, Ivo De Palma, la voce di Pegasus dei Cavalieri di Atena! Ciao! Grazie.